problema della prova dichiarativa è fondamentale nel processo di tipo accusatorio ed è veramente un aspetto cardine del processo di tipo accusatorio ed è uno degli aspetti rivoluzionari del processo di tipo accusatorio, perché è quello che distingue il processo accusatorio rispetto al processo inquisitorio, che è ovviamente un processo scritto e quindi dove non c'è grande importanza e rilevanza alla prova dichiarativa. Ed è vero tutto quello che diceva subito prima di me l'avvocato, nel senso che ci sono tutta una serie di componenti, potrei dire quasi emozionali, diverse. Non per niente si dice che la testimonianza sia una prova complessa, complessa appunto perché prima ancora di esaminare il contenuto della testimonianza si deve esaminare il testimone, soprattutto l'affidabilità del testimone, ed ecco perché complessa, fatta da due parti completamente distinte e separate. E questa caratteristica della prova dibattimentale necessita proprio in quanto tale del rispetto pieno di quelli che sono i principi cardine di ogni principio, di ogni processo accusatorio. Qui noi parliamo nel tema che mi è stato assegnato, oralità in contraddittorio, ma certo hanno rilievo anche l'immediatezza e ha rilievo anche la concentrazione. Cercando di dare un po' di ordine all'intervento, voi vedete che questi tre provvedimenti sono tre provvedimenti di giudice di merito che scaturiscono da un fatto che ci capita tutti i giorni, chi frequenta le aule di tribunale, è un problema che poi riverbera effetti più generali. Si tratta del classico caso in cui cambia la persona fisica dell'organo giudicante e quindi si pone il problema della rinnovazione degli atti. Nel primo di questi provvedimenti, che è della stessa sezione in composizione collegiale, li vedrete, il tribunale, c'è il diniego del difensore a consentire la lettura degli atti che fanno parte del fascicolo di dibattimento e che contengono i verbali delle dichiarazioni rese in precedenza dei testi. Questo è quello che accade in tutti e tre i casi. Nel primo di questi provvedimenti, che vedete che è del tribunale in composizione collegiale, il tribunale, sulla scorta di questo diniego, revoca i testi. Nel secondo di questi provvedimenti, che vedete, il tribunale consente la rinnovazione istruttoria dibattimentale, recita i testi ma onera della citazione alla parte che non ha prestato il consenso, e il terzo invece è un verbale proprio dibattimentale in cui la conduzione dell'esame del testo è mutua rispetto a quella dell'ordinaria esecuzione dell'esame dibattimentale, in cui si deve chiedere tutto il patrimonio conoscitivo, mutua completamente, perché il tribunale dice no, deve porre, corregge lo stesso pubblico ministero, ci deve porre delle domande. Allora, intanto abbiamo detto prima, la testimonianza in qualche modo deve essere considerata un punto fondamentale alla prova dichiarativa rispetto al nuovo processo accusatorio. Nella sostanza, per dire cose banali e la palissiane, la testimonianza non è altro che la portare a conoscenza, che poi è quello lo sforzo principe di ogni processo, ricostruire un fatto storico accaduto nel passato. E uno dei metodi per ricostruire un fatto storico accaduto nel passato è appunto quello di avere conoscenze in questa ricostruzione, avere il portato conoscitivo di quello che ha assistito e di quello che ha visto in presa diretta il test. Ecco perché, per esempio, un problema che sorge spesso quando si tratta di testimoni che hanno una veste qualificata, parlo per esempio degli operanti, eccetera, eccetera, cercare di distinguere una parte invece che sia di commento o che sia di deduzione logica rispetto a quello che hanno visto. Il test dovrebbe e deve, in teoria, dare un quadro di quello che vede e riferire il più asetticamente possibile questo quadro al tribunale, che poi valuta se quella condotta descritta da quel test configura il reato perché corrisponde alla fattispecie tipica prevista dalla norma. Cosa succede? In realtà, se voi ci fate caso, tutte e tre questi provvedimenti in realtà hanno una comune matrice, nel senso che ad avviso di quello che io ritengo che possa essere un'impostazione generale della giurisdizione nel passaggio dall'inquisitorio all'accusatorio, recepiscono, permangono e sono intrisi sotto un profilo di una cultura, diciamo, di stampo, una concezione, direi, autoritaria della gestione della giustizia. In che senso? Autoritaria. Nel senso di una gestione autoritaria
nel senso che quello che è stato raccolto durante una fase procedimentale, da lì per esempio voi conoscete che c'è un principio giurisprudenziale direi quasi inventato in qualche modo dalla Corte Costituzionale, quello di non dispersione dei mezzi di prova, tutto quello che è stato fatto, poiché viene fatto da un organo giudiziario superiore e asettico, in qualche modo non deve essere disperso e deve essere recuperato, e ogni attività che tende a evidenziare l'inutilizzabilità di materiale probatorio raccolto in qualche modo o durante la fase delle indagini preliminari o ancora di più come in questo caso durante il dibattimento, di cui si tende a chiedere la inutilizzabilità per il mancato rispetto di regole, ecco, già questo concetto in qualche modo viene affrontato con grande fatica e grande resistenza da parte di tutti gli organi giudicanti. È un effetto elastico classico, se voi ci pensate, di ogni processo penale. Il processo penale da una parte ha una pressione a fare giustizia, quindi a risolvere e ricostruire l'esistenza di un fatto, dall'altra parte come effetto elastico ha la pressione a cercare di fare giustizia bene, nel senso che non è consentito la scorciatoia più veloce, più rapida e più diretta per cercare di accertare l'esistenza di un fatto, ma quel determinato fatto deve essere accertato secondo un certo metodo. Sia perché questo metodo offre delle garanzie al soggetto che è sottoposto al procedimento penale, sia perché questo metodo, secondo il comune intento del patto sociale, quindi secondo il legislatore, secondo tutti noi, è un metodo che ci dà maggiori garanzie di affidabilità del risultato penale, del risultato finale. Cioè i due estremi sono il metodo inquisitorio puro, laddove l'inquisitore può utilizzare qualunque sistema pur di accettare quella che è una verità, per esempio nel passato era accettabile fin anche la tortura fisica, è assolutamente fatta a fin di bene, non nel senso di dover torturare come sanzione il soggetto che veniva sottoposto a tortura, tanto che poteva essere sottoposto a tortura anche il testimone, giustamente mi conclude la frase, perché il fine ultimo era quello di accertare la verità, e il contraltare di questo sistema è di dire: non solo io do delle garanzie al soggetto inquisito e peraltro anche al testimone che è terza e non c'entra niente, ma il risultato, il frutto di quell'accertamento fatto senza rispettare alcune regole che sono le regole processuali non mi dà affidabilità in ordine alla genuinità del risultato finale. Perché io posso pensare che il testimone che rende una dichiarazione perché è sottoposto a tortura non sia terzo, non sia disinteressato e sia in qualche modo condizionato rispetto a quello che dichiara, non ne parliamo del soggetto che è inquisito, soprattutto quando dal risultato finale possa derivare in qualche modo l'impunità, e allora in questo senso è obbligatorio rispettare le regole. I colleghi che stanno a studio con me sanno che io spesso anche nei processi, quando si tratta di un materiale probatorio a cui si giunge da una fonte che in qualche modo in quel momento non è scevra da condizionamenti, faccio l'esempio che dovrebbe conoscere chiunque si affronta il tema della testimonianza e chiunque affronta il tema della prova dichiarativa che narrò Manzoni nel processo della storia della colonia infame, perché lì il soggetto, che era un soggetto, usiamo un termine moderno, indagato, per essere uno degli untori che propagava, che ungeva i muri di Milano facendo in modo che si desse l'astura al contagio della peste, una volta venne sentito più volte sottoposto a tortura fisica, e per dire quanto è rilevante la forza corruttrice di qualunque elemento, più della tortura fisica, per esempio, e questo è un tema ancora attuale, quello dell'impunità, dopo aver resistito per tre volte alla tortura fisica del capitano del popolo di Milano, fece delle accuse che noi oggi sappiamo assolutamente false, fece una vera e propria chiamata in corruttività, nel momento in cui gli venne promessa l'impunità. Quando il capitano del popolo gli mostrò le chiavi della prigione dicendo: tu hai resistito alla tortura e non hai voluto parlare, però adesso io ti dico che se dici la verità, ti dà l'unguento e chi sono i tuoi complici, tu esci dal carcere, alla vista delle chiavi, alla vista della promessa dell'impunità, fece delle dichiarazioni false dicendo tutta una serie di accuse, eccetera, eccetera. Allora, questo è l'effetto elastico: da una parte fare presto per accertare, da un'altra parte fare bene, con a corollario
fornire delle garanzie anche al soggetto indagato, che quindi ha delle garanzie rispetto a quello che è il risultato finale, non solo e non tanto perché queste sono garanzie che riguardano lui, ma anche perché queste sono garanzie che ci danno più affidabilità sul risultato finale. Allora, i principi cardine, visto che noi il metodo che ci siamo scelti, le regole del gioco nostro sono quelle del processo accusatorio, e questo riguarda questo tema che affrontiamo, i principi cardine, come c'è scritto qua, sono nullità e contraddittorio. Però vi dicevo, c'è l'immediatezza, nel senso che il giudice deve percepire immediatamente, non mediante la lettura, quello che è risvolto, ed ecco l'aspetto emozionale della testimonianza, e più ancora, prima ancora, quello della concentrazione. Io non voglio essere disfattista o distruttivo. A mio avviso, proprio per un problema culturale, nel nostro sistema il processo accusatorio non ha radicato completamente mentalità. Alcune volte ne rispettiamo alcune regole, ma sotto il profilo della mentalità del processo accusatorio, che vuol dire terzietà assoluta del giudice, disinteresse totale del giudice rispetto al risultato finale e contrapposizione netta delle parti su un piano di parità, questo assolutamente non c'è. Diffidenza del materiale probatorio raccolto durante la fase delle indagini, centralità assoluta ed esclusiva del materiale e delle prove che si formano durante il dibattimento. La prova, se voi ci volete pensare, è proprio evidente, la palissiana, è sotto gli occhi e neanche così evidente che non ci rendiamo conto, è il fallimento tra i vari principi, più ancora dell'oralità, del contraddittorio, dell'immediatezza, della concentrazione. La concentrazione non è un fatto marginale in un processo accusatorio e soprattutto rispetto alla percezione della prova dichiarativa, perché è ovvio che affinché abbia senso la percezione del lato emozionale, tra il momento in cui viene assunta la prova dichiarativa e il momento della decisione non ci può essere un lasso di tempo di anni. E infatti, se voi volgete gli occhi all'estero, in tutti i sistemi dove è radicato anche culturalmente il processo accusatorio, dico l'ultima stupidaggine, processo Strauss-Kahn, processo O.J. Simpson, processo Michael Jackson, morte Michael Jackson, dal momento in cui inizia il processo, essendo di testimone, a cui il processo finisce, si parla sempre di poche settimane. Che il principio della concentrazione fosse fondamentale in un processo accusatorio se ne è reso conto immediatamente anche il nostro legislatore. C'è un articolo del codice procedurale penale che ci fa ridere, che io credo sia la norma assolutamente più inapplicata di intero ordinamento giuridico. Io vi faccio riferimento all'articolo 477 del codice di procedura penale, che sono convinto neanche ricordiamo come è veramente dettagliata la forza cogente. L'articolo 477 dice: quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Ora ditemi se voi avete mai visto in qualunque aula di giustizia dare applicazione a questa norma di legge, che non è marginale, era una norma di legge fondamentale rispetto a un processo accusatorio. E, tra l'altro, un dato che mi colpisce oggettivamente è che la categoria che è sistematicamente che disapplica sistematicamente una norma procedurale di questa importanza è proprio la categoria che è tenuta ad applicare la legge nel nostro ordinamento giuridico, perché necessariamente è l'autorità giudiziaria che disapplica. Diventa comico, diventa da ridere, la battuta, la locuzione classica, se non ci possono piangere in questi termini, il secondo comma del 477, dove dice: il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le deliberazioni, non oltrepassi 10 giorni esclusi i festivi. Allora, parte che è comico il riferimento del primo comma, dove dice venga proseguito nel giorno seguente, e poi specifica non festivo, come se non ci fosse stato scritto quel non festivo e l'udienza fosse stata di sabato, certamente il giudice avrebbe rinviato il processo alla domenica, se fosse stato il 24 avrebbe rinviato al giorno di Natale, meno male che hanno scritto non festivo così andiamo al 27. Dico, ma al di là di questo, voi vi rendete conto, mi viene in mente Manzoni, nel senso che la famosa grida manzoniana è quando si dice i bravi non ci sono più, è acqua fresca rispetto all'inapplicabilità assoluta
in concreto e all'impossibilità di dare applicazione a una norma di questo tipo. E allora voi vedete che quei provvedimenti che bisogna, per dare un certo senso anche a una volontà di critica, non essere astratti e cercare di mettersi anche nella ottica, nella prospettiva di chi emette quei provvedimenti che vi abbiamo detto che sono smaccatamente sotto un certo profilo contro la legge. Allora, se è vero che non esiste la concentrazione e se è vero che l'essenza della, prima ancora dell'oralità eccetera eccetera, della prova testimoniale sotto un profilo di rilevanza di quelli che sono i comportamenti del testimone percepiti direttamente da chi deve giudicare è quello, è certo che chi ha emesso quei provvedimenti si è rappresentato che ascoltare personalmente un curatore fallimentare 3 anni prima di andare in Camera di Consiglio per fare una sentenza era un fatto completamente inutile, perché sarebbe stata la stessa cosa leggere la trascrizione della curatela del curatore fallimentare 3 giorni prima di andare in Camera di Consiglio. E questo non si può negare che sia una ragione di buon senso che esiste, e però secondo me intanto ci sono tutta una serie di serissime ragioni perché attraverso questo aspetto di buon senso iniziale non possa darsi trasgressione a una norma. Intanto perché se voi guardate le norme che in qualche modo regolano questa materia, non c'è necessità di grande interpretazione. Le norme che regolano questa materia sono l'articolo 525, l'articolo 511 e l'articolo 526 del codice di procedura penale. E secondo l'articolo 525 dice: la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, alla deliberazione concorrono per nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, quindi non lascia spazio alla deliberazione, devono concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. L'articolo 511 dice che il giudice anche di ufficio dispone che sia data lettura integrale e parziale degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, dove si trovano ovviamente le trascrizioni dei verbali, delle dichiarazioni rese dai testi poi prima del mutamento dell'organo giudicante. E però il secondo comma dice: la lettura di tali verbali è disposta solo dopo l'esame della persona che l'ha rese, a meno che l'esame non abbia avuto. Mentre il primo comma dell'articolo 526 dice: il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Allora, la prima cosa che si deve dire quando uno fa, diciamo tra virgolette, l'operatore del diritto, è che qualunque interpretazione, il noto blocato, il claris non fit interpretatio, qualunque interpretazione di una norma chiara non può essere fatta, ma non nel senso che non c'è necessità di fare interpretazione di una norma chiara, nel senso che è assolutamente vietato, perché in qualche modo diventa eversivo, cioè diventa giustizia sostanziale, diventa lo sceriffo che spara al cattivo, e noi non ci fidiamo del giudizio personale dello sceriffo. Ecco perché abbiamo fatto un processo ed ecco perché abbiamo un patto sociale con un ordinamento giudiziario e perché abbiamo un sistema processuale. Perché qualunque interpretazione di una norma chiara significa affidare all'arbitrio di fare questa interpretazione la valutazione del caso per caso, e allora torniamo veramente, finisce quella che è l'essenza della norma, che appunto, voi sapete, dice la svolta assoluta del diritto è quando c'è la prima norma scritta, e Zaleuco, che è un legislatore della Magna Grecia, per la verità era di Locri e di Zefiri, e quindi lo posso dire, e il quale Zaleuco per la prima volta fa un codice scritto di leggi, e il fatto che la norma sia scritta significa che il re, che prima era quello che volta per volta inventava il diritto e risolveva la vicenda, le norme secondo cui risolvere la controversia sono già scritte, il che significa addirittura che anche il re deve sottostare, e quindi non può fare un'interpretazione, non può creare diritto utilizzando quello che è più utile in quel momento. Quindi in claris non fit interpretatio, non solo nel senso che non c'è bisogno, nel senso che è assolutamente vietato, perché in qualche modo appunto è eversivo dare un'interpretazione di anche di buon senso rispetto alla norma. Secondariamente, perché
la ratio che presiede quel rapporto, quella interpretazione è assolutamente condivisibile, cioè la ratio che presiede quelle norme è assolutamente condivisibile. Voi sapete per esempio che ci sono alcuni processi, peraltro alcuni tra i più delicati, per esempio le violenze sessuali, in cui spesso la prova, il materiale probatorio su cui si può basare la rettificanda, su cui si basa il giudizio, è dato da un'unica testimonianza. Non c'è niente prima e non c'è niente dopo. E voi vi rendete conto, proprio perché, come abbiamo detto prima, è una prova complessa, l'aspetto di percepire direttamente il testimone è fondamentale, perché ci sono tutta una serie di passaggi della testimonianza, le gestualità, pensate al rilievo della gestualità, le incertezze, alcuni atteggiamenti del testimone rispetto a alcune domande rispetto ad altre, i balbettii che fanno ricordo, e finanche i silenzi, che sono qualcosa che resta assolutamente impalpabile nello scritto, che invece possono avere un'elevanza fondamentale ai fini di valutare in questa prova complessa la veridicità della testimonianza, che devi necessariamente percepire, e che se anche è passato del tempo rispetto a quando decidi, se hai assistito personalmente nel momento in cui leggi, ti tornano alla mente in modo più fresco e quindi il giudizio è più completo. Se sei un mero lettore, assolutamente tutto questo aspetto, soprattutto in questi aspetti delicati, va disperso e perduto, e quindi tanto vale cambiare le norme e fare altro. Pensate ai processi che riguardano soggetti minorenni, dove la testimonianza è sincera e però non è vera, nel senso che il teste è assolutamente convinto di raccontare un fatto accaduto veramente, quindi non è un teste che racconta il falso, e però quel fatto è assolutamente falso, perché è frutto di una suggestione, e questo è un problema che è comunissimo, per esempio, voi sapete che ci sono tantissimi studi sul meccanismo di formazione della memoria, sul fatto di come si imprimono i ricordi, su come come la memoria vada continuamente, sia suggestionabile rispetto a quello che accade dopo, e di come questo sia eclatante quando riguarda dei soggetti minori che sono assolutamente suggestionabili e che mischiano il ricordo ai propri voleri, e allora in quel momento è un test che assolutamente sta dicendo la verità e che invece sta raccontando qualcosa di fatto. La differenza tra falsità e veridicità della testimonianza, e questo è qualcosa che deve essere percepito assolutamente direttamente. Poi, perché il nostro sistema, quando noi parliamo di contraddittorio, intende il contraddittorio non sulla prova, che è il contraddittorio classico del processo inquisitorio, e che è il contraddittorio che noi ci ritroviamo nel processo abbreviato, nel litigio giudizio abbreviato, dove si discute sulla valenza e c'è un contraddittorio sulla prova. Il nostro è un contraddittorio diverso, il nostro è il contraddittorio per la prova, in cui il fuoco incrociato delle parti deve contribuire alla creazione della prova in quel momento e condiziona la prova che viene fuori, proprio perché la prova non è formata diversamente ma è formata nel contraddittorio. Guardate, io vi faccio un esempio proprio pratico. Vengo da un processo fatto davanti all'autorità giudiziaria di Napoli, ed è un processo di concussione nei confronti di alcuni pubblici ufficiali che erano i responsabili di una struttura pubblica molto grossa a Napoli, del porto di Napoli, dell'autorità portuale di Napoli. Questi pubblici ufficiali avevano invitato tutti gli operatori del porto, che sono degli armatori stramiliardari, a partecipare a una cena elettorale, il cui biglietto costava 1000 euro a persona, e quindi chi aveva comprato 4, chi 5, chi 8, chi 6, eccetera, eccetera. La Procura della Repubblica ha ipotizzato una concussione per induzione, in qualche modo, cioè ha detto: siccome tu sei l'autorità portuale di Napoli e in qualche modo soprassiedi, hai un'attività in qualche modo di controllo su questi soggetti, nel momento in cui tu li inviti a partecipare a una cena elettorale, la volontà di questi soggetti può in qualche modo essere coartata e quindi possono essere indotti ad acquistare i biglietti grazie a questo metodo, grazie a questo potere che tu eserciti. E c'erano tutte le trascrizioni, sono state sentite tutte queste persone durante la fase delle indagini preliminari. E arrivati all'udienza preliminare, sia io che gli altri avvocati, che sono avvocati veri, bravi, bravo,
il professor Stile e l'avvocato, però ci siamo posti il problema di fare una scelta di rito abbreviato, per quanto questi verbali, queste persone, c'era chi addirittura aveva fatto una battuta, dice: io avevo comprato sia i biglietti di questa, che era una cena di sinistra, sia una cena invece che Bennefini, diciamo che mi sono mangiato la bistecca di destra e la bistecca di sinistra, una sera la bistecca di destra, una sera la bistecca di sinistra. La resa dibattimentale di questi stessi soggetti, che avevano in qualche modo detto sì, è stata una scelta nostra, e di fronte alla domanda in qualche modo inquisitoria, giustamente inquisitoria da parte degli organi della polizia giudiziaria, da parte del pubblico ministero, rispondevano in qualche modo alla trascrizione, e la portata emotiva del fatto di non aver subito in alcun modo un condizionamento, queste risposte rese nel dibattimento rispetto a quello che poteva emergere dalla lettura del verbale delle indagini preliminari è diametralmente opposta, perché mentre lì poteva residuare un margine di dubbio, nel dibattimento, nel fuoco incrociato, di fronte alle risposte dei difensori che dicono: ma lei si è sentito in qualche modo condizionato, cioè ma sta scherzando, ma che ne poteva, una risposta per esempio proprio quasi in vernacolo napoletano, ma a me che ne poteva fare l'autorità portuale di Napoli, cioè quel rispondere in quel modo dà contezza assolutamente al giudice per l'atteggiamento, per il modo di porsi, per la sicurezza che manifesta un armatore che fatturava 50 milioni di euro l'anno. Per esempio, un altro ha fatto una battuta: ma guardi che per me era di 4.000 euro, era un'inezia, o l'ho lasciato detto, cioè, sono tutti piccole accidentali nel modo di porsi, nella sicurezza nel rispondere, che hanno dato veramente contezza in modo lampante di come questi soggetti non fossero in qualche modo stati condizionati dall'avere ricevuto l'invito da un soggetto che in qualche modo poteva influenzare la loro attività. E non emergeva assolutamente in questi termini nei verbali resi durante le indagini preliminari. Ecco perché magari il processo sarà deciso tra 2 anni, ma quando il tribunale leggerà "ma per me era un'inezia" e ricorderà il modo di porsi, l'accento, quella sicurezza, sarà un'altra percezione, un altro impatto rispetto a quello che gli aveva dato, quello che gli poteva dare lo scritto, e quindi immediato dal fatto che fosse stato scritto, tanto più che lì peraltro era uno scritto fatto durante la fase delle indagini preliminari, e quindi lì sì, con un condizionamento ovvio, necessario, dato dal fatto che si trattasse in quella fase. E quindi anche questo, nel senso che nel senso che resta necessario rispetto alla norma di legge. C'è poi un'ultima cosa che mi sembra lampante, e nel senso che se uno ritiene che un sistema sia fallito e che qualcosa non si possa più perseguire, non lo può abrogare in modo surrettizio, dando questa delega a un soggetto, a un operatore del diritto, deve senza ipocrisie prendere atto che non si può fare il dibattimento con rito accusatorio e deve dire: allora io ritorno al rito inquisitorio, metto una croce sopra e cambia, ma non può fare una modifica surrettizia. Nello specifico, guardando questi provvedimenti impugnati, perché sono molto importanti e sono interessanti del problema specifico della rinnovazione degli atti e di come ci si può comportare. Il primo che vedete, il fatto storico a monte è unico. Il primo che vedete è quello più unico, mi verrebbe da dire che per farlo, siccome è l'unico con un collegiale, ci si sono messi in tre, mentre per quell'altro sono stati solo l'organo monocratico. Succedeva in quello primo un fatto che succede tutti i giorni: mutamento del fascicolo processuale, regressione del procedimento alla fase dell'ammissione dell'errore. Intanto lì c'è il primo equivoco dell'organo giudicante, cioè l'organo giudicante premette di revocare l'ammissione di fronte al diniego del difensore alla lettura degli atti. L'organo giudicante revoca i testi, e la parte più interessante è che nel revocare i testi premette di prendere questa decisione sulla scorta dell'istruttoria fino a quel momento svolta. Ora, la norma
l'abbiamo letta, è nel senso che quelle dichiarazioni fanno parte e ci sono nel fascicolo del dibattimento. Fanno parte, sono nel fascicolo del dibattimento, e però, dice là, dice quel combinato disposto di articoli che vi ho letto, possono essere utilizzati o con il consenso delle parti o previa lettura delle stesse. Aggiunge poi la norma che la lettura è disposta solo dopo l'esame delle persone che le ha rese. Allora il tribunale veramente svilisce uno degli istituti cardini non solo del nostro ordinamento, ma di qualunque processo di tipo accusatorio, quello dell'inutilizzabilità dell'atto, che infatti non per niente vi ho detto all'inizio che tutti e tre questi provvedimenti sono proprio l'espressione di un recalcitrare fortissimo di qualunque autorità giudiziaria rispetto alla sanzione dell'inutilizzabilità di atti probatori formati nel corso del procedimento. Perché prende presupposto per dire che può revocare quella testimonianza sul fatto per l'istruttore dibattimentale finora svolta, senza quindi rendersi conto che nel fascicolo processuale non c'è completamente attività dibattimentale, cioè quell'attività dibattimentale svolta è assolutamente non utilizzabile, in quanto non utilizzabile, non conoscibile, e tanto a non essere. La sanzione dell'inutilizzabilità venne creata sostanzialmente da una sentenza della Corte Costituzionale del 73, la sentenza numero 34, che disse una cosa fondamentale, che nessuna valenza giuridica può avere un atto formato illegittimamente, ha nessun titolo, e allora è ovvio che se è inutilizzabile non può essere la base di nessun percorso decisionale. Dice, questo significa peraltro che non poteva essere utilizzata l'istruttore dibattimentale fatta fino a quel momento neppure ai fini di valutare la superfluità della prova. Se muta l'organo giudicante, il processo regredisce alla fase iniziale, cioè regredisce alla fase dell'ammissione prove. Quella fase ammissione prove a cui il processo regredisce non è una rappresentazione scenica, cioè non è teatrino, non è prova di sostanza, è effettivamente una fase di rappresentazione, di una fase propositiva di ammissione prove, ed è onere delle parti di fronte a un tribunale che non può conoscere nulla perché ha nel fascicolo solo atti utilizzabili come struttura probatoria e conosce solo il capo di imputazione perché altro non conosce, perché tra l'altro è stata abrogata anche l'esposizione introduttiva, quindi non può conoscere neanche le tesi difensive, le tesi accusatorie, perché conosce solo l'imputazione, quindi non è in condizione di valutare, è effettiva. Tanto più che il 190 è una norma cardine, quando dà un potere al tribunale, al giudice terzo, di valutare la necessità, l'opportunità di ammettere delle prove, non si limita a dire che non debbano essere ammesse le prove superflue o irrilevanti, ma caratterizza questa superfluità e irrilevanza dal criterio della manifesta, cioè deve essere manifestamente superfluo e manifestamente irrilevante, e così non potrebbe essere, appunto, dato che conosce solo il capo di imputazione e quindi non è in condizione di fare una valutazione che sia un poco o leggermente più approfondita. Allora, se si torna al 190, se si torna all'applicazione del 190, è ovvio che non si può dire, come dice il tribunale, non, io prendo in considerazione l'istruttoria già fatta, e soprattutto dire non mi sono stati proposti temi nuovi, perché non esistono i temi vecchi, cioè nel fascicolo del dibattimento sostanzialmente non c'è nulla, sebbene ci sia, perché chi opera il diritto deve vivere anche di finzioni giuridiche, e quindi quell'atto è inesistente, quell'atto è inutilizzabile, quindi è come se fosse inesistente, e quindi non ci sono temi nuovi perché non ci sono temi vecchi. C'è stata una recentissima sentenza della Cassazione, il 23 marzo 2011, la seconda sezione, il numero è 11542, che ha preso in considerazione un caso molto simile e ha detto, per esempio, che il dissenso alla lettura non può essere interpretato come interesse a sentire nuovamente quei testi, quindi solo chi dissente ha interesse a risentire quei testi, mentre il consenso, guarda caso però era per parola al PM anche in questo caso, come carenza di interesse. Infatti, una volta che una delle parti non esprime il proprio consenso, quelle dichiarazioni testimoniali diventano tanquam non esset.
sicché l'interesse processuale non va valutato alla stregua dei verbali che fanno parte del fascicolo processuale, perché appunto sono inutilizzabili, ma considerando che quei verbali non sono più utilizzabili. Di conseguenza ciascuna parte, essendo stata rimessa nello status quo ante, dovrà valutare nella sua autonomia se chiedere o meno nuovamente l'ammissione ai propri testi e quindi nuovamente citarli. Vedete che l'allungamento dell'organo giudicante imponga la regressione, lo hanno detto in modo esplicito fino anche le sezioni unite. Io non voglio essere politico a tutti i costi, rispetto a quelle norme di legge che vi ho letto resto basito del fatto che si sia dovuto andare alle sezioni unite, che come sapete intervengono quando c'è un contrasto di giudicato, perché non vedo come si potesse pensare, come fosse possibile ipotizzare una utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento senza procedere nuovamente all'esame delle persone che lo avessero messo di fronte a una norma così chiara. Le sezioni unite e la sezione unita sono vai a Nasso, al numero 2 del 99 l'hanno detto esplicitamente: nel caso di rinnovazione a causa dell'arrivamento della persona del giudice, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante lettura senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto dalle parti. Hanno, se voi ci pensate, uno dei pochi casi in cui le sezioni unite non fanno altro che riprodurre il testo della norma, cioè è una sentenza giurisprudenziale che normalmente dovrebbe essere di interpretazione che in effetti è di mera riportare il testo di una norma di legge. Ma certo è che questa è la norma, e quindi in quel primo provvedimento è evidente l'errore del tribunale che appunto confonde, e questo è un caso che può capitare, che confonde la, diciamo, la portata, la possibilità di utilizzare materiale che si trova sì nel fascicolo del dibattimento, ma fino alla rinnovazione la testimonianza non può essere utilizzato. Un po' diverso è di, diciamo, che tenta un po' di più di rispettare quelli che sono i principi generali del processo accusatorio, e invece il provvedimento numero 3, quello in cui trovate la, il terzo provvedimento, quello in cui trovate il verbale della discussione durante il dibattimento del test. Lì, come vedete, il pubblico ministero dice siamo già, comincerebbe, il test viene recitato evidentemente perché c'è stata una mutazione dell'organo giudicante, è cambiato l'organo giudicante, nella persona fisica, in questo caso essendo monocratico, e il pubblico ministero riprenderebbe l'esame ex novo. Il giudice lo interrompe e dice no, pubblico ministero è stato già sentito, andiamo ai chiarimenti sul tema di prova. Io non ho chiarimenti, no, gli chieda se è stato sentito, nel contraddittorio c'erano gli avvocati. L'intento del giudice in questo caso è esatto, e la parte finale conferma quello che ha detto. L'intento del giudice è chiaro, l'intento del giudice è: io il meccanismo, io ho nel fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni rese nel contraddittorio, infatti cito il contraddittorio, l'ho recitato il test e quindi ottempero alla norma, gli chiedo di confermare e quindi diventa utilizzabile, mi interessa solo averlo recitato, una volta che gli chiedo di confermare posso riutilizzare. Ora qua secondo me occorre fare un distinguo, perché le questioni potrebbero essere diverse. Perché potrebbe accadere, intanto, se ci fosse il silenzio della difesa, e allora c'è giurisprudenza, nel senso, poiché la norma dice su richiesta della parte, e poi è un meccanismo generale, noi abbiamo addirittura un meccanismo delle sanatorie rispetto alle nullità, che prevede la presenza passiva di chi ha interesse al perfezionarsi di un atto nullo senza eccepire, e quella nullità non può essere più eccepita. Questo vale sia per le nullità relative sia per quelle relativamente assolute, e da escludere esclusivamente delle nullità assolute di terzo grado. Ma in questo caso, se c'è quindi, secondo questo meccanismo, diciamo in qualche modo acquiescenza, c'è giurisprudenza pacifica, vi posso citare per tutte una del 2009, la numero 21710 della quinta sezione, che dice esplicitamente: se la parte vi assiste e non eccepisce in alcun modo la necessità di approfondire il settore dibattimentale, e chiaramente diventa tutto utilizzabile quello che era stato reso in precedenza. Perché dico che secondo me bisogna fare un distinguo? Perché bisogna chiarire se
è necessario che l'istruttore dibattimentale venga ripresa ex novo su tutto, cioè se il pubblico ministero non possa limitarsi ad esempio a dire lei conferma quello che ha detto, l'avvocato non ha domande da fare, e allora in quel caso possa essere utilizzato quello che è stato reso, o se il difensore, volendo una delle parti, lasciamo stare il pubblico ministero perché in teoria è un problema comune, una delle parti abbia necessità non solo di chiedere conferma e di fare, come dice il giudice in questo provvedimento, domande a chiarimento, quindi nuove, ulteriori di chiarimento rispetto a quello che fate, ma voglia per esempio ripercorrere per intero il patrimonio conoscitivo di un testimone. E se di fronte a questo il giudice ponga dei paletti dicendo no, tu questo per esempio non lo puoi fare, visto che ciò nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni già rese, visto che in questo momento mi diventano utilizzabili, io non ti ammetto queste domande perché sono veramente ripetitive, quindi io conduco l'esame testimoniale e tu puoi fare domande solo a chiarimento. Perché mentre nel primo caso in cui le parti sostanzialmente non fanno domande, non hanno interesse a ripercorrere, loro probabilmente è utilizzabile tutto, se venisse posto questo paletto, allora saremmo di nuovo di fronte a un'inutilizzabilità della dichiarazione resa in precedenza. Se tu non mi consenti di riandare anche su quelle dichiarazioni, intanto lo dico perché per razio. Perché per esempio abbiamo parlato prima della persona sottoposta a unico test a una violenza sessuale in cui mi diventa rilevantissimo, o gli imprenditori di Napoli, in cui mi diventa rilevantissimo l'atteggiamento, e io quel testimone, quell'armatore che ha detto per me è in inezia, io non mi sono sentito niente, anche con quell'accento napoletano, io ho interesse a farlo risentire anche al giudice nuovo, proprio perché mi rendo conto che la portata emotiva, l'aspetto complesso, l'affidabilità del test, il modo con cui si pone, la sicurezza con cui risponde, perché è un test che in quel momento a mio favore, mi fanno gioco, dice qualcosa che torna alla mia tesi, mi fanno gioco. E quindi se il presidente del tribunale mi dice guardi, ma su questo ha già risposto, che non si è sentito coartato, eccetera, eccetera, e non mi consente di fare questo, è evidente che in realtà c'è un vulnus al diritto della difesa. E quindi la ratio in primo modo è quello, c'è poi la ratio più strettamente o nel caso contrario di un test ostile, per esempio io difendo l'imputato di violenza sessuale e mi sono reso conto che quel soggetto nel raccontare i fatti della violenza ha messo tutta una serie di cose che invece erano rilevanti, è incerta quando gli chiedo alcuni dettagli e io ho necessità che quelle incertezze, quei balbettii, fin anche i miei silenzi vengano percepiti dall'organo giudicante, non mi può dire ma tu così mi fai rispondere il test due volte sulla stessa cosa, perché la ratio è proprio quella della testimonianza da rendere di fronte a chi decide. E poi c'è un dato normativo, perché se io posso utilizzare in quanto rinnovo, devo rinnovare in pieno. Se io sono ritornato alla fase del 190 e quel 190 non era rappresentazione scenica, non è un teatrino, non facciamo finta, si riporta, l'abbiamo fatto, perché può succedere così perché non abbiamo interesse, ma io posso cambiare strategia e posso non citare più 10 testimoni su 20 perché mi sono reso conto che non mi vanno bene, perché è successo altro, perché ci sono state indagini suppletive, per qualunque motivo. È evidente che il dato normativo dell'utilizzabilità deriva dal fatto che quel soggetto venga risentito e in assenza di questo quella utilizzabilità non viene meno. Mi sembra che sotto questo profilo c'è stata anche qui la Cassazione che ha avuto riferimento a questo caso, oltre a una Cassazione recentissima, 2011 addirittura luglio, dove ha detto quello che ho detto prima, l'acquisizione o meglio la mancanza di un'iniziativa di parti che rappresenta il dissenso equivale al consenso implicito, ma questa ormai è giurisprudenza pacifica. C'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che si è occupata proprio di questo problema, del fatto che l'organo giudicante abbia consentito solo, come è scritto qua, domande a chiarimento, e ha ritenuto fondata l'eccezione di utilizzabilità delle prove dichiarative assunta prima del mutamento della composizione collegiale del collegio, essendo le stesse, in presenza di opposizione alla difesa della rottura, state introdotte nella successiva fase del giudizio mediante la mera conferma delle dichiarazioni già rese.
i cui verbali erano inseriti nel fascicolo del dibattimento e dunque nella sostanza mediante la loro lettura reale o fittizia, ex articolo 511, non potendo il giudice altrimenti conoscere e acquisire il contenuto, cioè viene meno l'essenza, perché in realtà io utilizzo per decidere un racconto che leggo e non che ascolto, un patrimonio conoscitivo che è mediato dallo scritto e che non mi arriva dalla fonte probatoria. Quindi dice in realtà, quindi mediante l'utilizzazione per letture, non essendo state quelle dichiarazioni di fatto reiterate o ribadite in dibattimento di nuovo mediante nuovo e rituale esame. Per essere state dette prove acquisite in modo illegittimo, secondo l'indicazione della sentenza di Annasso, le cui conclusioni, delle sezioni unite che dice, che dicono quello che dice la legge, le cui conclusioni sarebbero vanificate da una decisione che eludesse il divieto di lettura delle dichiarazioni pregresse con il ricorso a una formula della semplice conferma dello stesso. In concreto, delle stesse dichiarazioni, in concreto non conoscibili nel loro contenuto se non mediante lettura. Né tali conclusioni possono essere inficiate dal rilievo risultante dalla motivazione della sentenza impugnata che la facoltà accordata alle parti di formulare domande limitatamente a circostanze nuove e diverse venne di fatto estesa anche a circostanze che avevano formato oggetto del precedente esame, non potendosi in questa sede verificare l'ampiezza di tale estensione. Cioè non si possono porre paletti, dice, finanche quando, come poi accertato in punto di fatto, il giudice avesse posto un paletto che poi in realtà non è stato rispettato in pieno, perché l'esame della parte del test si è esteso anche a qualcosa che aveva dichiarato prima. Il fatto stesso che avesse messo quel paletto prima e che quindi ai fini del decidere fosse utilizzato solo quello che era scritto, solo la lettura, contrasta con i principi cardine del processo accusatorio: immediatezza, gravità, eccetera eccetera, e quindi anche sotto questo profilo il provvedimento non deve essere condiviso. L'ultimo provvedimento è che, forse è una perfezione usare questo termine, ma oserei dire diciamo quasi divertente, uno diventa malato col tempo, quindi si diverte con quello che fa, invece di andarsi a divertire in giro. Però dovendoci stare con la testa su queste cose qua è divertente, perché in quest'ultimo provvedimento il giudice fa una cosa tutto sommato che potrei definire solo bizzarra. Perché cosa succede? C'è il dissenso della parte alla lettura, alla rinnovazione mediante lettura, e il tribunale scrive, dice il tribunale, ritenuto che la necessità di esaminare il testo del PM viene rappresentata dal solo difensore, ritenuto che l'onere di citazione deve gravare a questo punto sulla parte che ritiene indispensabile la citazione, in quanto le dichiarazioni al testo appartengono al fascicolo del dibattimento, onera della citazione colui che ha dato, che non ha prestato il consenso. Quindi in sostanza, quasi a dire sei capriccioso, non hai voluto dare il consenso, e ora allora il testo te lo cito, hai voluto il testo e te lo cito. Ora, se, voglio dire, fossimo tra amici o in un ambito familiare, sarebbe un ragionamento che tutto sommato potrebbe avere un senso. Infatti Don Gnozzi, che ha molto senso pratico, avrebbe fatto così: lo vuoi e te lo devi portare. Dico, se così fosse, come quello dice, io voglio il prodotto crudo, quello cotto non lo mangio, allora portatelo tu. E diciamo che questo contrasta proprio con la ratio della norma. Intanto perché questo l'abbiamo detto, nel momento in cui c'è una mutazione dell'organo giudicante, mutamento dell'organo giudicante, il processo reperisce la fase iniziale, e quando siamo alla fase dell'ammissione delle prove in un processo di tipo accusatorio col giudice terzo, e quindi in qualche modo dove vige un principio dispositivo rispetto alle prove, cioè sono le parti che dispongono le prove, anche perché il giudice non saprebbe dove mettere mano, perché non è un giudice istruttore che già conosce la giudicante e quindi sa lui chi deve andarsi a chiamare, non ha idea di chi chiamare il giudice, non potrebbe mai farlo da solo, non saprebbe
a chi poter citare, gli sfuggerebbero i testi più importanti, quindi sono le parti che dispongono del testimoniale. Il 507 è una norma posta alla fine dell'istruttore dibattimentale ed è eccezionale rispetto al sistema. E allora, se si regredisce, io devo indicare, io ho l'onere di indicare i testi che supporteranno la mia tesi difensiva, e se ho l'onere di indicare, sotto un profilo logico viene meno il discorso che il prosciutto crudo lo vuoi tu e te lo devi portare tu, perché se sono regredito sono io che voglio dall'inizio il prosciutto crudo e io me lo devo portare. E quindi non conta chi dà l'assenso o il dissenso, perché il processo è elementare, quasi come il meccanismo. Regredisce, se regredisce alla fase del principio dispositivo, io devo indicare chi voglio che provi quella che è la mia tesi e io me lo devo portare, e nei campo processuale portare significa citare. E anche perché non può dirsi che il fatto stesso che io non dia il consenso mi fa diventare come se io abbia interesse a risentirlo. Io non do il consenso perché voglio che, è un test a me sfavorevole, ma penso che possa non rendere pienamente nel fuoco delle parti, che il giudice si renda conto di alcune sue incertezze, ma comunque un test per me contrario, io non ho interesse ad averlo, e quindi se lo deve citare chi ha interesse ad averlo, sia esso un difensore, sia essa la parte civile, sia essa la procura. Non può essere contro natura che un test contrario a me lo devo portare io, né vuol dire quindi il fatto che io lo voglia risentire che abbia interesse ad averlo come test in generale. Io ho interesse che venga sentito dallo stesso giudice che decide, piuttosto che quel giudice possa decidere sulla scorta degli atti scritti. Parliamoci chiaro, può accadere, poiché l'avvocato, io parlo in quest'ottica perché faccio l'avvocato, abbia l'interesse opposto, cioè ci capita in alcuni processi che si dice no, io do il consenso alla rinnovazione degli atti perché so che l'impatto emotivo di certi testimoni è molto favorevole, per esempio all'accusa, che ha indotto quel testimone, quindi è una scelta strategica che io faccio in quel momento, ma non è assiomatico, non è un automatismo pensare che poi abbia solo interesse a farlo. Questo caso specifico è stato trattato in una sentenza molto bella della Cassazione, che tra l'altro ha preso in considerazione quella che è il passo successivo di cui qui non c'è, cioè che succede se testimone non do il consenso alla rinnovazione degli atti. Va bene, avvocato, allora questo testimone, visto che non dà il consenso, se lo cita lei. Io mi presento all'udienza dopo, dice: avvocato, l'ha citato? No, mi sono ribellato, non l'ho citato perché non lo ritengo necessario. Allora il giudice, è capitato che dice: allora lei non l'ha citato, allora a questo punto acquisisco, do lettura del verbale delle dichiarazioni prese durante il dibattimento. Questa sentenza ha preso in considerazione anche l'eventualità in cui il difensore si sia ribellato all'udienza successiva a questa onere di citare, e dice, è schematica, dice: la vicenda processuale è la seguente: il giudice primo grado escludeva i testi introdotti dal PM regolarmente citati, successivamente muteva la persona e le parti non davano il consenso. Il nuovo giudice disponeva la citazione, onerando dell'incombente la difesa dell'imputato che si era opposto alla lettura. Se nonché all'udienza bussata per discussione, la difesa, ribelle, aggiungo io, rappresentava che non aveva provveduto alla citazione dei testi, perché essendo stati costoro introdotti dal PM, aspettava a costui citarli. Il giudice, quindi, rilevando l'inattività della parte, provvedeva alla lettura delle presenti dichiarazioni rese dai testi. È interessante vedere che cosa ha detto la Corte d'Appello. Dice: la Corte territoriale, questa sentenza è del 2011, adesso non vi trovo gli estremi, però mi potete credere che non l'ho inventata io. La Corte territoriale, davanti alla quale la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni era stata sollevata, l'ha disattesa, rilevando: posto che gli atti compiuti continuano legittimamente a far parte del fascicolo dibattimentale e che è previsto un particolare regime per il loro recupero e conseguente utilizzazione da parte del nuovo giudice, la parte che abbia interesse alla loro riaudizione può essere onerata dell'obbligo di citarli, essendo appunto essa stessa che aveva detto, che avanza detta richiesta di nuova escussione su tutti o anche solo alcune delle circostanze precedentemente riferite. Cioè, fa quell'equivoco che vi ho detto prima, cioè dice: siccome tu hai manifestato l'interesse a sentirlo, e allora tu te lo devi portare.
ma io non ho manifestato l'interesse a sentirlo, io ho dato il diniego alla lettura degli atti e quindi siamo regrediti in una fase antecedente e tutto quello che c'è lì dentro non vale, andando al pedestre, tecnicamente non è utilizzabile e quindi non è conoscibile e quindi non c'è nulla nella su cui esprimerlo al giudicato. La questione, dice quindi la Corte di Cassazione, non è se a seguito dell'opposizione della difesa i testi dovessero essere nuovamente escussi, ma su quale parte incombeva l'onere di citarli e se la decisione del giudice di onorare dell'incombente alla difesa sia meno corretta. Dopodiché fa un ragionamento interessantissimo, perché dice: la soluzione alla questione non può che partire dalla descrizione del meccanismo processuale contemplato negli articoli 511 e 514. E spiega, il giudice ex 511 deve dare lettura degli atti, però dal combinato disposto a 511, 1 e 5 si capisce che l'utilizzabilità può essere dichiarata soltanto se viene risentito il soggetto. Il verbale delle dichiarazioni testi assunte fanno legittimamente parte del fascicolo può dare lettura solo se ci sia il consenso viene risentito. Di conseguenza è sufficiente il consenso di una sola persona perché si riapra tutta la sequenza processuale, il che, come dire, che torna a applicarsi l'articolo 468,2. La suddetta norma ha posto l'ordine di citazione a carico della parte richiedente perché intuitivamente è questa che ha interesse a che i propri testi li siano sentiti e quindi è questa che deve citarli o portarli direttamente al dibattimento, non essendo compatibile con una corretta dialettica processuale che vi provveda la parte che non abbia interesse o che addirittura abbia interesse contrario. È chiaro quindi che una volta che una parte non presta il proprio consenso, poiché si riapre la sequenza procedimentale prevista dagli articoli 468 e 495, ogni parte a carico della parte che originariamente aveva chiesto la missione dei testi. Vorrei dire che è proprio uno scontro tra, diciamo, giustizia sostanziale, cioè fare giustizia, applicare regole di buonsenso a un fatto storico, quindi dicendo il bene e il male, il giusto e il sbagliato, e l'applicazione del diritto. La verità, la sostanza, il principio che deriva da questa norma e più in generale dall'intero contesto di chi deve rispettare le norme procedurali è che in realtà al di là del diritto la giustizia non può assolutamente esistere. Ecco,